Ciao, buongiorno, come state? Ci ritroviamo come sempre settimanalmente col nostro dopo post, mettiamola così, di quello che ci siamo raccontati al martedì e devo dire che è stata una puntata interessantissima anche per, cioè, come sempre, però voglio dire, interessante perché lo spunto che io vi avevo dato di parlare di metaverso effettivamente è stato molto sentito e abbiamo avuto anche così degli amici che ci hanno raccontato un po' meglio questa storia del metaverso, se vogliamo. Tant'è che il tutto è partito insomma dal Carnevale di Venezia, che quest'anno c'era la possibilità effettivamente di partecipare anche, non dico con un proprio avatar, ma attraverso il metaverso, quindi non essere lì fisicamente, ma esserci virtualmente. Questa cosa virtuale e questa anche intelligenza che ci porta un po' a, diciamo così, ad avere dei cambiamenti anche nella nostra vita. Come dicevo, interessante, sì, sicuramente può essere d'aiuto su più fronti, però secondo me ci nega anche un po' la bellezza di ritrovarci e di continuare a fare conoscenza, no? E amicizie. Se noi ci lamentavamo già in qualche modo che magari i nostri figli, insomma, passano troppo tempo sullo smartphone, sul cellulare, in questo caso con questa realtà parallela, effettivamente aiutiamo a far sì che ci si isoli ancora maggiormente, perché poi effettivamente fisicamente non ci si conosce. Però, ad esempio, ha iniziato Luigi dicendoci che il metaverso è uno spazio virtuale in cui si assottigliano a finestre quasi impercettibili le differenze con la realtà. E sicuramente qui è nata anche un po' questa chiacchierata sul fatto del virtuale reale, queste due realtà parallele che corrono parallelamente fino quasi a diventare una, a venire quasi assorbiti senza neanche saperlo e creando però insomma dei disagi e amplificando un po' quella che è la nostra vita su più fronti. Tant'è che insomma c'è di come dicevo, Eugenio ha iniziato a dire del metaverso proprio perché lui ha fatto una tesi anche sull'intelligenza artificiale e lui dice che il metaverso in qualche modo cavalca anche quell'onda. La cosa impressionante è che, ad esempio, ChatGPT, che ne abbiamo anche parlato, insomma, possano essere un po' entrare anche lì a far parte della nostra vita lavorando un po' come l'intelligenza artificiale. Molti di noi, insomma, sono fuori da questo mondo dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto del metaverso, e fa paura, si diceva, anche sugli impatti sulle persone che non sanno poi scindere le due cose, cioè la realtà e questa cosa invece parallela. Mega Naturista ci diceva: sì, però il virtuale è anche effimero, preferisco la realtà quotidiana con i rapporti sociali, e su questo tutti credo siamo stati d'accordo su questa cosa qui. E come dice anche Super Falcotech, uno spazio tridimensionale all'interno del quale persone fisiche possono muoversi, condividere, interagire attraverso insomma cose personalizzate. Insomma, poi vabbè, abbiamo esplorato questa cosa, abbiamo parlato poi comunque di musica, tant'è che io vi ho fatto anche ascoltare diciamo così, un vinile di Mike Lindup, ex Level 42, da questo album Changes del 1990, e avevo scelto proprio anche il brano Changes perché, se vogliamo, insomma, aveva a che fare anche con il cambiamento, no? Con questa idea anche un po' di cambiamento virtuale, non solo. Ah, poi vi ho detto di fare attenzione, di mangiare ancora tanti dolci oggi, ultimo giorno di carnevale, perché poi da domani si tira la cinghia e bisogna fare i fioretti. In questo caso, Mega Naturista poi ci ha mandato praticamente il suo pranzo e tutti siamo stati dell'idea che poi bisogna correre o riposarsi, perché lui oggi mangia strozzapreti il martedì ha mangiato strozzapreti con gamberetti e zucchine, filetto di pesce persico, contorno barba dei frati con burro e aglio. Mamma mia, cioè proprio praticamente di tutto e di più.
Quindi abbiamo parlato anche che la simulazione non è metaverso, il metaverso è una realtà parallela. Gabriele dice che però in questo caso si dà molto lavoro agli psicologi e su questo insomma condivido, però poi si è parlato anche di musica 90 e anche di uso forse di troppi sintetizzatori. Falco, Super Falcotech ha lanciato lì l'idea di fare, perché no, di nuovo un viaggio e in questo caso utilizzare o diciamo così, l'aereo, oppure utilizzare in questo caso anche il pullman. Io preferisco l'aereo, beh, in base al viaggio dove bisogna farlo, ma perché non posso stare troppo seduta, però è anche vero che il pullman ci permette in qualche modo, se vogliamo, di continuare a conoscerci di più e fare anche casino come si faceva una volta nelle gite scolastiche. Sì, questo mi piace. Detto questo, ho anche notato che ho un buco alla calza e vabbè, capita, capita. Detto questo, insomma, saluto anche Carla che è stata gentile anche a scriverci, a collegarci e insomma, abbiamo fatto gli auguri anche agli sposi e neosposi, cui lei è andata a un matrimonio dove poi si è tolta le scarpe sotto il tavolo perché aveva male ai piedi, e lo so, cosa comune, Carla, non ti preoccupare perché lo faccio anch'io. Detto questo, ci ritroviamo martedì prossimo con un altro argomento. Devo trovarne un altro sfizioso che vi colga così e che abbia voglia di farvi chiacchierare, va bene? Sempre rimanendo però legati alla realtà e non virtuale, mi raccomando, perché noi siamo reali, siamo qui, io sono qui e vi aspetto come sempre su questo canale per fare delle belle chiacchiere e naturalmente scambiarci anche un po' di idee, un po' di ricette, un po' di curiosità, un po' di fotografie. Anche la mail è macalib1@libero.it, per poi, come si dice sempre con Mega Naturista, andare a realizzare un libro a fine anno dove poi venderlo e i proventi darli tutti in beneficenza con tutte, diciamo così, le cose che abbiamo raccolto durante le nostre live del martedì, proprio grazie a voi, amici di questo canale. Va bene? Un bacio grande, vi bacio, vi abbraccio e vi do appuntamento naturalmente a martedì prossimo. Ma se avete delle domande, delle curiosità, degli argomenti di cui volete parlare, fatelo. Basta scrivermi a mcalib1@libero.it o seguirmi anche su Patreon, Simona Non Solo Radio. Un bacio grande, ciao, buona giornata e buona settimana.